La cultura cinese è piena di tradizioni e Immortal Legacy ne prende una, la interpreta a modo suo e realizza un'avventura. Nel dettaglio, la tradizione, anzi la leggenda, narra di una bestia chiamata Xi, che l'ultimo dell'anno si scaglia contro il mondo per seminare il caos. Gli dei però ci hanno insegnato un trucchetto per difenderci da questa creatura. Xi è terrorizzata dal colore rosso e dai rumori forti, ed è il motivo per cui nella notte di Capodanno lanciamo i fuochi d'artificio. Per tenerla lontana. E se vi steste chiedendo perché in alcune parti del mondo si lanciano anche le lavatrici, beh, su quello una leggenda non c'è. A parte gli scherzi, Immortal Legacy si basa proprio su quella leggenda. C'è un imperatore che appunto si chiama Xi, che è disposto a distruggere tutto per ottenere l'immortalità. I punti di contatto con la storia della bestia, diciamo che non sono moltissimi, mentre sono moltissime le domande che vi farete durante l'avventura. Vestirete i panni di Tyr, un ex soldato delle forze speciali pronto ad indagare sull'isola di Yingusu, dove appunto si vocifera che Xi stia cercando qualcosa nelle profondità per conquistare il controllo del tempo. Il gioco si configura come un titolo d'azione in soggettiva per PlayStation VR, incentrato sull'utilizzo di PlayStation Move. Si imbracciano una discreta quantità di armi, si uccide chiunque osi mettervi i bastoni tra le ruote e si risolvono degli enigmi ambientali più che degni. Ci si muove con il solo movimento libero e con la sola rotazione a scatti, perché quella fluida purtroppo non è né veloce né ben ottimizzata, e la locomozione non è perfetta. Pecca un po' di velocità e di distribuzione dei controlli che vanno assorbiti con calma, ma alla fine della fiera fa il suo dovere. L'inventario poteva essere organizzato meglio, perché scorrere tra gli oggetti mentre si combatte non è la più comoda delle cose. Dunque, il viaggio si divide sostanzialmente in due parti. Nella prima fetta dovrete combattere contro i mercenari in spazi aperti, mentre nella seconda, e più lunga, bisognerà farsi strada nelle grotte pregne di mostruosità. Ecco, questa dicotomia ci è piaciuta molto, poiché aiuta la conduzione a non stagnarsi e passa dall'essere un tripudio d'azione ad un'escursione nell'orrore. E Immortal Legacy ha sempre qualcosa di nuovo, dalle armi ai puzzle, dalle interazioni ambientali ai boss, c'è sempre un'idea concreta a soddisfare la vostra curiosità. È una bella avventura che non disdegna nemmeno un pelino di narrazione sparsa tra documenti e registratori vocali che danno contesto alla storia. Una storia che, come accennavamo, purtroppo dà molte più domande che risposte e dove la fine non è una vera fine. Però lo ripetiamo, è una bella avventura. Dura tra le 4 e le 5 ore e, sebbene alcuni elementi si ripetano, non lascia mai spazio alla noia. Le sparatorie funzionano bene, benone, sfruttano un tracciamento ottimo e un metodo di ricarica a scuotimento della periferica un po' sempliciotto ma funzionale. Sì, un paio di boss andrebbero ritoccati perché presentano un po' troppa vita e avremmo preferito più fasi all'aperto, ma siamo davanti ad una produzione molto varia, venduta a soli 19,99 €, un costo onesto, molto onesto, specie se si considera il rapporto qualità-prezzo. Purtroppo la rigiocabilità è bassa, a causa dell'assenza di modalità aggiuntive oltre la storia e di un selettore di livelli, che speriamo venga introdotto in futuro. Quantomeno la presenza di un trofeo di platino e dei collezionabili aggiunge un po' di pepe alla minestra. Per quanto riguarda la parentesi estetica, Immortal Legacy non sembra un prodotto a basso budget. La modellazione poligonale supera di gran lunga quella dei titoli simili presenti nel catalogo di PlayStation VR, così come gli effetti speciali e gli scenari, che regalano più di qualche soddisfazione. Certo, se la visuale fosse stata un pelino più pulita su PlayStation 4 Pro e se avesse avuto una palette di colori più viva e meno sbiadita, di sicuro l'avremmo apprezzata di più, ma non possiamo affatto lamentarci, anzi, l'audio invece accoglie al doppiaggio niente meno che Doug Coughlan, la voce di Geralt in The Witcher, accompagnata dai sottotitoli in italiano. E le musiche sono un po' generiche, ma di sicuro epiche, mentre gli effetti sonori si collocano nella media. E quindi siamo molto soddisfatti di Immortal Legacy. È un titolo che consigliamo a tutti e che va supportato. Si percepisce la voglia di fare le cose in grande, e benché in alcuni lati sia sacrificato, quello di Viva Games è davvero un gran bel gioco. Un esponente della realtà virtuale capace di comunicare avventura senza dimenticarsi della sostanza e dell'interattività. In pratica è una sorpresa. E qui è tutto per questa video recensione. Un saluto da Giorgio Palmieri per Smart World Gaming. 停下，绚丽的花朵总开在悬崖，是谁在这里守？
秀的神话。